Simona Cavallari alla cerimonia di riforma del Corpo di Polizia Penitenziaria e tra i testimonial del calendario 2011. Ci racconta un po' questa esperienza? Ma noi ci trovavamo a girare a Lucciardone, quindi un carcere con una storia molto particolare e quindi un'emotività particolare in quei luoghi, per girare in una parte appena ristrutturata del carcere, e così è nata questa idea. Mi è stato proposto di fare questa foto. Oramai conoscevo tutte le persone che lavoravano lì, perché abbiamo girato quasi una settimana, eravamo diventati di famiglia, e per loro anche motivo un po' di svago, di così era divertente per loro vedere un film, e quindi è nata questa cosa. Io oramai faccio il vicequestore da 3 anni, quindi mi sento un po' parte del sistema. Sì, esatto. Prima di questa esperienza aveva avuto modo di incontrare il mondo delle carceri? Ho girato un'altra volta nel carcere di Viterbo, che penso sia anche quello un carcere di massima sicurezza, quindi anche quello un carcere abbastanza importante. E così, però certo, girare a Palermo in quei luoghi è tutta un'altra emotività, perché sono stati purtroppo luoghi importanti. Abbiamo girato anche al Tribunale, al Pagliarelli, che è il carcere femminile, quindi insomma ho avuto modo di conoscere molto da vicino la realtà delle carceri, soprattutto quelle siciliane, che vivono molti disagi. Questo tipo di esperienza le ha lasciato qualcosa anche dal punto di vista personale? Sicuramente mi fa piacere dare voce a delle persone che dedicano la vita alla nostra sicurezza e che quasi mai hanno la possibilità di raccontare le loro storie. Per uno stipendio abbastanza esiguo rischiano la vita ogni giorno, quindi per me, e penso per tutti gli attori che fanno questo lavoro seriamente, è motivo di orgoglio poter raccontare le loro storie. Grazie. Grazie a te.